Ciao a tutti! Scusate se parlo piano, ma sono le 6:30 di mattina e voglio provare a fare la jerky beef, cioè la carne secca americana. La prima cosa da fare è preparare la marinatura della carne. Allora ci vogliono 65 ml di salsa di soia, biberon di Lazoe, salsa di soia, poi 65 di salsa Worcestershire. Ecco fatto, questa l'abbiamo fatta, le due. Poi ci vuole un cucchiaio di pomodoro. Di aceto di vino bianco, poi un cucchiaino di sale, cucchiaino di zucchero. E un quarto di cucchiaino di cipolla, ma io la cipolla tritata e seccata non l'ho trovata. Un quarto di cucchiaino di aglio in polvere, l'aglio in polvere c'era. Ok, adesso vi faccio vedere, prendo la carne e la devo tagliare. Allora, io ho preso più o meno 700 grammi di carne. L'ho messa un po' nel congelatore perché così si taglia meglio e devo fare fettine di circa 3 mm. Sulla ricetta che ho trovato su internet dice di tagliarla nel senso perpendicolare alla carne, penso che sia questo. Boh. Adesso bisogna farla in pezzi di altri più o meno 3 cm, quindi più o meno così, e li buttiamo a marinare. Opla. Fatto, adesso la bagniamo tutta. Poi adesso deve stare 8 ore in frigo. Ecco qua, copriamo con la pellicola. Deve stare a marinare per 8 ore. Ciao, ci vediamo dopo. Allora, questa è la ciccia dopo più o meno 8 ore di Posso fare una cosa? marinatura. L'odore è buonissimo. Metti la carta forno sotto qui? Sì. Ok. Allora, adesso la prendiamo, ogni pezzo, gli diamo un'asciugata con la cosa. Il profumo, le vuoi sentire il profumo? È L'ho fantastico. sentito prima in frigorifero, era buonissimo. Mettiamo a Basta. un... cioè... Ma prenditi un altro taccoso per tamponare, no? Uno sta giù, uno Assolutamente. sta, fai prima, no? Ma basta giusto per, capito? Giusto per. Allora, li mettiamo tutti così e poi li mettiamo ad essiccare. Dovrebbero essiccare in tutto 4 ore per parte, cioè nel senso dopo le prime 4 ore si rigira e Ma tu pensi che si... in 4 ore, in 8 ore ha Sì, fatto? dice così, poi non lo so, le vediamo, eh. Guarda anche se... Non Cioè, ci guardiamo credete. anche... Niente. Eh? Cosa hai detto? Non ci credete. Ah, tanto dopo lo risentivo quando cosa vuol dire. Dopo la marinatura la beve Zoe. Abbiamo deciso così. Di patatine, quelle là, con la mamma, la paprika.
Ai chili. Ecco qua, allora. Mettiamo questi. Ta-da! E adesso la mettiamo ad essiccare. Partito. Aspetta, mettiamo. Ecco così. Lo sforzo. Sì. Tutto il tempo così. Dai, che è partito! Allora, siamo arrivati al momento più importante. L'assaggio della Jerky Beef. Noi ovviamente non l'abbiamo assaggiata. No! Mentre si preparava per vedersi da pronto, bisognava assaggiarla. Uh-huh. È buonissima. È fantastica. Io l'ho già, se avete visto, se avete visto il video degli assaggi americani, l'abbiamo già assaggiata quella delle confezioni pronta, ma questa è un bonbon di ciccia, cioè veramente buonissima. È un po' duretta, però se uno non la sta facendo la bava, tu no, infatti. No, io no. Se uno la ciuccia, se la fa scioglie in bocca, è buonissima. Saporitissima. Cioè, solo una cosa, ma noi l'ha fatto dei pezzi molto grandi. Ma no, è vero! Questa è andata bene, perché ti ho fatto una selezione da far vedere ai amici a casa. No, più o meno. Oh. Là c'hai i dadini lì dentro. Comunque buonissima. Tu non la vuoi? No. Prendila. Ce la faccio per... No. Eccola, da vicino. Mettimi la mano dietro, così va a fuoco. È veramente buona. Devi mettere la mano dietro, sennò va a fuoco. Lo vedete? Come le migliori food... No, Food porn. No, quelle dei blogger dei colori sulla faccia, come si dice? Dei trucchi. Oddio. Allora, è buonissima. Leonora aveva paura che non si mantiene per tanto tempo. Probabilmente è così, si manterrà per un po', ma probabilmente questa sera sarà quasi finita. Se siete arrivati fin qui, scrivete. Manzo secco. Manzo secco. Vabbè, dai. Scrivete jerky beef, però. No, manzo secco è più bello. È italiano, dai. No, scrivete cowboy. Cowboy! Barbo cowboy. Barbo cowboy. Va bene, mi piace di più. Barbo cowboy. Manzo secco, carbo boy. Niente, signora, ho detto un macello. Mi sono muricchiata la lingua. Barbo cowboy. Ok. Ciao a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Per favore, mettete sti like. E attivate la campanella e ci vediamo presto con un altro video. Ciao. Ciao.